Ma che cazzo me ne frega, a me non faccio più niente, nel Nation niente, Gran Turismo inizio proprio a abbandonare, via. Gran Turismo se ne deve andare a fare in culo. Se riesco a mettere a giro le live, la settimana prossima inizio iRacing, Assetto Corsa Competizione PC. Tutti questi giochi, mi levo dai coglioni tutto. Su console non faccio più niente. Via. Via. Se ne fanculo. Me ne frega un cazzo a me. Non mi frega un cazzo a me. Abbandono tutto. Anche le qualifiche faccio qua, vaffanculo. Non mi frega a me. Via. Non me ne frega un cazzo. Angelo, se ci siamo te lo dico le gare. Monza gara 1. Quindi gare di merda. Spa gara 2, gomme medie. Non si sa. Dragon Tail gara 3, gomme medie, sta a posto. Settimana prossima, se ci fanno le gruppo 3 o gruppo 2 a Spa me la faccio, se no non faccio manca una gara. Se ci sta qualche gara fatta bene me la faccio, se non faccio manca una gara settimana prossima, ragazzi. Sespa, gomme medie con le gruppo 4. Basta, finito. Non frega niente.
Ma che sono i PC? Schietto lo titolo alla cosa, alla live. Oh my God. Ma quando è lungo sta cazzo di gara? Si capisce un cazzo. 12 minuti. Bibi 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 bibi.
Addormite, ciccio pasticcio. Ci ha guadagnato posizioni. Da buon furbone. Contro sterzo, doppio soppassone. Infatti fatta Frank, se perdevo tempo ancora dietro quelli non potevo sapere nulla, allora mi sono buttato, mi piavo, no, no. Ci era messo troppo tempo. Ci ho provato e basta. Tanto dura solo 12 minuti sta gara. Non si può traccheggiare, fa passo, basta. Tyler, no, 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 merda, mi fa guardare la chat. Oh, man, no, no, oh, oh, cazzo, stinga qua. Ma perso il podio, ragazzi, Zaida.
Ce lo possiamo ancora fare, eh? Ci proviamo. Ci si prova. Ti riguardo. Cioè scrivo nella live tutto quello che dovete sapere prima di entrare, proprio perché uno così fa tutto. Ma sei da PC? Se sono da PC ci scrivi PC, no? Tanto semplice. Roccio, sono andato un po' lungo ma l'ho passato lo stesso. Alla Valle Rossi che si stoner. Pensavo non la facevo la curva, invece l'ho fatta poi. Questo con la Porsche l'avevamo dietro, ce lo saremmo tenuti dietro, che non sta andando più veloce di me, però non riesco a tagliare sto secondo e mezzo. Sapevo che sbagliavi ciccio pasti, sapevi? E ora l'abbiamo presta qua. Di cui ho adesso. E vabbè, stasera va così.
stasera va energia elettrica. Gran peccato. Sta a perdere le migliori di gare. Ma lo so Frank, il fatto che stiamo andando ai limiti, cioè la pista non ci corro mai, non c'ho la dimestichezza. Cioè, guarda quanto sta sbagliando pure lui. Cioè come cazzo fai, vedi? Mo stava a giocare a Gran Turismo. Cioè dovrei fare ogni giorno una cosa diversa per poter rendere. Non c'ho un cazzo d'assetto, non c'ho nulla, vedi? Cioè sto sempre a combattere con la macchina in curva, gli altri invece c'hanno gli assetti. E già è un gran vantaggio su sto gioco. Andavo più forte di questo, mi spiace, però è dopo. Che fu fatto? Già siamo partiti ottavi. Sbaglia questo qua davanti, cioè stiamo a far chi sbaglia di più. Allora vedo la Lucazza, la sto strippando, sono di cretino, ecco, perché un cretino del genere manco l'ultimo attacco ci ha fatto qua qua. Far west, far west questa gente. Secondo me stanno secondo, terzo, sempre quella. Ma secondo me excellent job playing B3, we're on the podium now, bring it back home safely. Peccato. Stavamo in forma, stavamo. Una buona P3, peccato che lei, ci stiamo a giocare le gare pur da prima Gran Turismo, ci ha fatto caso. Ci sto a buttare l'aria alle migliori gare, ma che cazzo devo fare? Al solito punti di rating almeno. Che cazzo abbiamo fatto? Watkins, ma quando inizi? Fammi capire, si stanno a correre, no? Ma stava a girare forte, stava a girare, ma. Dite che li fai? Ma dobbiamo iniziare a giocare a quello del PC, perché sennò non mi sale mai il rating. Per andare all'FM dobbiamo avere 80 di rating. Se quando ci vuole arrivo a 80 di rating. Cioè minchia, non ce l'ho manco qua che ci gioca da una vita. Ma dobbiamo riuscire a LFMare. Potete fare qualcosa. Ha finito la qualifica. Peccato. Squalifica. Un peccato. Potevamo fare la qualifica, potevamo fare la gara bella pure qua, boh, partiamo dietro, vediamo.
Comunque, Frank, mi sono stufato, cioè voglio le cose più professionali, in posto correre che lì deficiente la sera, su. Basta. Cioè, voglio correre solo nelle lobby dove ci sta la gente pulita, la gente che sa correre. Cioè, è demoralizzante, qua, credimi, è demoralizzante, cioè, mi stanno a far passare la voglia di proprio di giocare, ti dico la verità, io mi passa la voglia di giocare. Cioè, quando è cucina, io rigioco subito, proprio perché se no, se mi inizia a fermare, inizia a dire, ma sai che, facciamo passa un po', e dopo non gioco più, te lo dico subito, cioè, io lo so come sono fatto. Allora, sto cercando di mantenere perché non voglio mollare. Ma mi sta passando la voglia, dico la verità. Perché purtroppo non esiste lobby dove ci sta gente abile di giocare, e tu stai là, cerchi di fare, e non puoi, perché non è colpa tua, perché, che vuoi fare? Ce lo vedi? Cioè, mi sto cercando di. Sto cercando di. Sì, ma la passione, però vedi, la passione mi porta di basta, però. Cioè, non puoi stare male per i videogiochi, cioè, capisci? Non si può stare male per un videogioco, su. Infatti, sì, a giugno arriva più o meno. E là, quella è il massimo. Demoralizzante quando tu lavori, ti impegni e devi vedere i tuoi sacrifici buttati all'aria per dei deficienti. E tu, mo, stasera, se non mi sbatteva quel cretino, magari avrei fatto altre 2-3 gare a Gran Turismo. Invece, vedi che succede? Fanno girare i coglioni per evitare di rifare come facevo prima, che scazzavo. Perché così la gente gli dava modo di parlare. Capito? Io mi sono sempre ingazzato per tutelare non solo me che mi segue, anche gli altri. Ecco perché ho fatto i video, bastardo e qua, bocca aperta e là, proprio per tranquillizzare un po' di gente. Sai quanta gente che faceva gli stronzi, grazie ai video che abbiamo fatto noi, abbiate a fare le persone serie. Capito? Però vedi qua il problema, vedi qua il problema. Poi si è strumentalizzata, la gente ti dice dopo. Sei aggressivo, sei violento, capito? Allora basta, non faccio più niente. Non faccio più i video di smerdamento, già, non faccio più un cazzo, va bene così. Ma sono demoralizzato, cioè io combatto per che cosa? Per poi essere il primo a essere attaccato, invece di essere difeso dalla community di Gran Turismo dovrebbe di grazie a te, Corra, che stai a danari puliti, tu me l'hai visto, Snipe, quell'altro là, cioè questa era tutta gentaglia che faceva solo i casini. Mica la gente dice bravo che tu comunque stai facendo un lavoro per tutto. No, vedi che fanno? T'attaccano pure. Allora fanculo. Basta, non esiste più che io prendo le difese di nessuno. Non esiste più chi faccia lo scemo. Finito. Sì, ma non è solo quello. È quando t'attaccano gli stessi che tu difendi. Capito? Quando ti attaccano gli stessi che tu difendi, lo stesso. Come te lo sto spiegando? Quando ti attacca lo stesso. Quando ti attacca la stessa fazione che tu cerchi di difendere, cioè la gente che gioca a Gran Turismo, tu cerchi di difenderli facendo video smerdativi contro gli altri. Allora voi mi attaccate, allora dovete stare là. Io dico sempre, dovete rimanere soli e marcire nella stessa merda tutti insieme. Che io tanto ti dico. Io da Gran Turismo mi stacco di brutto, mo, eh. Sai, posso fare una serata a settimana dopo che mi inizio a fidare il PC. Appena riesco a mettere a punto le live, posso fare una serata a settimana di Gran Turismo, ma giusto per non perderci la mano, ma non, assolutamente non passerò più tutto questo tempo che sto passando ora per giocare a Gran Turismo. Non interessa niente a me. Ci sono giochi molto più emozionanti, molto più belli. Giochi che ti fanno sentire veramente un pilota, e a me di giocare a Gran Turismo, che è un gioco di merda a tutti i livelli, non me ne frega un cazzo. Lasciamo stare la gente che pensa a guidare i giochi simulativi. Così si fa, così si fa. Paura mia è che mi scoraggio perché quando vedo tutte le cose che devo fare col PC, cioè scoraggiante perché il PC ogni cosa
cioè devi stare là, apri quel, chiudi quel lato, prendi quel lato, cioè vedi, il PC è molto complesso. Sulla console la cosa mi andava bene a me, partivi, sia un video che una live, era facile da gestire. La console è molto più complessa, il PC è molto più complesso, ma non me ne frega niente. Sì, sì, me ne sono convinto di questo, però mo sono un po' scoraggiato, la verità. Oggi se non mi chiamava Gianmaria sto ragazzo, ti giuro che non avrei mai potuto far avviare ai racing, eh. Perché ieri sono stato un'ora a bestemmiare contro ai racing perché non riuscivo semplicemente a scendere in pista. Poi oggi lui mi ha fatto vedere che dovevo settare il volante, dovevo settare quello, dovevo settare quell'altro, e ho detto però devi fare queste cose, se no non ti fa giocare. Siamo riusciti a far qui. Il mondo PC è tutto più complesso, però una volta che te lo sei imparato, secondo me, cioè le soddisfazioni che ti dà sono immense. E io mo ti dico la verità, questa settimana ho fatto tutte queste rally di Gran Turismo perché la pista mi piaceva e le macchine erano belle, però ti posso dire una cosa, ho già visto le rally della settimana prossima perché non te la fanno. Settimana prossima o mi metto sotto, a filo come far partire le live sul PC. E iniziamo a fare una settimana full PC, se cazzo non frega a me. Se gioco lunedì gioco a Gran Turismo, perché l'unico giorno che bene o male si riesce a districare tra gli imbecilli. E basta, finito. Sarà pure vedere, perché se a Spa ci mettono nel gruppo 4 manco lunedì gioco. Tanto Dragon Tail fa schifo come pista, non mi piace. Vai. Se Spa mettono nel gruppo 4, frega niente a me. Vai a me. Cioè ormai siamo un canale adulto, non possiamo più stoppare di deficiente. Cioè non posso passare per due cretine, per testing là in vista incazzato. Che frega a me. Noi siamo grossi, sia come età che come canale. Ci mettiamo là, ci facciamo i giochi seri che sono seguiti da chi sta là umanamente a seguire gli scorretti. E sta a posto, ci frega. Sa fare i giochi per cui vale la pena investire soldi. Invece di stare qua a giocare in nulla, in nulla. Aspetta, che mo ti ringrazio, aspetta un attimo, che mo ti ringrazio. The guy from Italy, grazie all'abbonamento. Ormai ci dobbiamo evolvere pure come canale, che cazzo ce ne frega, basta. I giocatellini dei bambini, facciamo giocare ai bambini. Basta. Ci iniziamo a misurare quelle cose veramente divertenti e realistiche. E basta, cioè. E lo vedo. Almeno ho visto le gare di chi gioca su PC, se ti sbattono sei comunque. Sei tutelato, come ti posso spiegare? Cioè ci sta lo scemo, viene cacciato. E bene o male, sei tutelato grazie a Dio a poterti difendere se succede qualcosa. Cioè minchia, su console dimmi che cazzo succede. Cioè più sale di livello, più ci sta la gente scema. Ci arriva in Serie A dicendo, vabbè, ma in Serie A finalmente posso giocare con la gente seria, a più S. Ma pure quando sono andato in Serie A, qualcosa è peggio della Serie C, la Serie D. Aspettate, ora vi leggo, raga, fatemi cercare di fare sto giro bene.
minchia, cioè in gara giro 23 prima, ragazzi. In gara giro 23, ma in qualifica 25. Vedi che io miglioro sempre in gara, porco zio. Ma ti stringa di, va sempre peggio, va sempre peggio, tu non hai capito, va sempre peggio. Perché purtroppo si ingrandisce sempre la... Allora, ma ti spiego, su console sai cosa sta succedendo? Su console si sta ingrandendo la community degli imbecilli e si sta rimpicciolendo la community di quelli bravi. Perché? Tu mi direi, corra, perché? Perché mo ti spiego una cosa. Quando ho iniziato a giocare io, nel 2020, su console, c'era solo gente... C'era un bordello di gente, ma di base, comunque, tu facevi tante gare pulite, fatte bene, e la maggior parte della gente giocava su PS4, tipo Assetto Corsa Competizione. Era bello perché in quel momento? Era bello perché tu ti potevi divertire e di base in una serata ci stavi l'incidente, ma facevi anche tante gare belle, pulite, senza rotture di coglioni. Oh, che è successo? Molte di quella gente, come ho dovuto fare io, si è dovuto comprare un PC. Chi l'ha fatto perché aveva voglia di provare la simulazione? Chi l'ha fatto perché si voleva spingere un livello più alto? Chi l'ha fatto per giocare meglio? Si è dovuta spingere sul PC e molti prendere le mazzate ogni 3x2. Capite cosa è successo? In poche parole, su console sai chi ci è rimasto? Il bambinetto e la gentaglia che sta là a fare gli scemi, li deficienti. Hai visto? Questa è la verità. I giocatori, quelli che vogliono giocare al tripl, sono emigrati tutti quanti su PC, perché giustamente è l'unica piattaforma che ti permette di avere i veri giochi e di giocarli bene. Capite che è successo? Su console sono rimasti i bambinetti che purtroppo non sanno che cazzo devono fare, non hanno manco voglia di comprarsi un volante, giocano col PAM, pure io ti dico la verità. Io mi sono comprato il primo volante, c'avevo... Quanti anni c'avevo io? Io mi sono comprato il primo volante, c'avevo... Nel 2020, fatti il calcio, avevo 35 anni, mi sono comprato il primo volante. Perché prima giocavo, dicevo, no vabbè, ma tanto che mi serve il volante per giocare? Cioè, capito? Ma giocavo per passatempo. Quando ho iniziato a giocare online, ho iniziato a capire com'era importante avere un volante, ma pure l'Ori Apex. Cioè, l'Ori Apex, ti dico, 100 volte meglio di un pad. Io l'Ori Apex su Assetto Corsa Competizione facevo i miracoli. Cioè, tu vedevi i tempi che facevo io, sto nelle live registrate, se non ci credete andate a vedere. Capito quanto era importante avere un volante per giocare. E l'ha iniziato a spingere. Però vedi, niente, la gente sta là, rompe lo cazzo, a fare i casini, corre la sera, una gara ti va bene, due ti va male, dopo rifai una gara e ti va bene, ma tu, mo, uno che sta guardando lo spettacolo, come se tu vai a guardare la partita e ogni 10 minuti si ferma la partita perché ci sta qualche casino. Tu ci vai una volta, ci vai due, non te la vedi più la partita, no? Giustamente. Tu stai a guardare la partita e stai impiegando il tuo tempo. Vale la pena impiegarlo per una cosa che non serve a niente? Pensi di no, tu che dici? Ho capito come funziona. Io la sera sto cercando di creare uno spettacolo per chi mi segue. Lo spettacolo è bello quando ci sono le gare pulite, ti diverti, corri. Lo spettacolo, quando tu vedi soltanto gente che sbatte, non è uno spettacolo. Quante leve abbiamo fatto? Non siamo riusciti a finire mezza gara. Quante gare abbiamo fatto? Che non siamo riusciti a finire mezza gara. Perché ci sta rideficendo, soprattutto sul Gran Turismo? Ma allora, ragazzi, che stiamo a fare? Non mi capite. Poi io mi incazzo, perché giustamente sono persone che ci tiene, si incazza, mi fanno rabbia le scorrettezze, e la gente ti giudica perché ti incazzate, capite? Allora basta, voglio, che stiamo a fare? E vedi, pure stasera, parto con l'entusiasmo, gioco a Gran Turismo, ci divertiamo, facciamo, però vedi che succede poi. Dopo poco se ne va l'entusiasmo, perché non ci sta un rating, perché non c'è gente in grado di guidare, perché succedono le cose peggiori del mondo. Sono pieno. Sono riuscito a scansare questo all'ultimo secondo. Yellow flag,
Cioè, capito, non puoi fare uno spettacolo come la Formula 1. Giustamente, perché la gente si rotta i coglioni? Vinci Verstappen, sarò tu cazzo, la gente non segue più la Formula 1. Da vedere i dati d'ascolto, ti rendi conto che la Formula 1 è crollata. Nel 2023 abbiamo toccato i picchi in basso dall'87. Ma è ovvio che sia così, vince solo uno pilota. Non ci sta battaglia, non ci sta divertimento. Non c'è nessuno che lo può... Ma chi sta a fare sto scemo? Poi... Non ci sta nessuno che lo può fronteggiare. A me tu dici il dominio Mercedes. Ma almeno il dominio Mercedes c'era Rosberg e Hamilton, meno male. Erano due piloti che lottavano, almeno ti divertivi. Un anno c'è stato Ricciardo, poi c'è stato Vettel. C'è minchia. E... Tu vedi la Formula 1? Ci sta solo Verstappen, fa quelle che cazzi fa. Ma è normale che la gente dai una volta, dai due, dai tre si rompi i coglioni. Non la segue più. È sbagliato secondo te? Per me è giusto. Anzi, io boicotterei i gran premi, farei in modo che per un anno nessuno guarda la Formula 1. Devono crollare economicamente. Poi vedi come Sarbia vince. Capito? Vedi come si inizia a cambiare. Invece vedi che succede, nessuno fa niente. La Formula 1 sta morendo, però loro sai che fanno? Cascano sempre in piedi, perché tanto guadagnano di meno con gli ascolti TV e te fanno Drive to Survive e lo vendono a caro prezzo, ti fanno aumentano i prezzi alle piste, aumentano i prezzi dei biglietti. Chi se la pia? Lupullo, povero appassionato che si vuole vedere la gara di Monte, ci vuole 2000 euro per vederti la gara di Monte. Ma questa è la stessa cosa che capita a me. Cioè io creato, faccio un giorno live di merda e faccio schifo, faccio un giorno altro live di merda e faccio schifo, faccio un terzo giorno live di merda e faccio schifo. Tu che mi segui, ti rompi i coglioni, non mi segui più. Perché mi devi seguire a me? Se gioco a giochi dove vengo sbattuto sempre fuori, mi incazzo come un animale. Giustamente tu dopo un po' ti giri i coglioni, non mi segui più. Ma è giusto, eh? Cioè non pensare che sto dicendo che è sbagliato. È giusto che tu non mi segui più. Che faccio? Sempre le stesse cose, non mi riesco a evolvere, non riesco a fare niente di meglio. La sera invece delle gare online, vedete che faccio il wrestling. Cioè è normale secondo voi che qualcuno si senta attratto dalle mie live quando tu vedi serate che mi sbattono in tutte le gare? Pensi di no. Non mi possono seguire bambini, ragazzini, perché mi incazzo, sclero come un animale. È normale, per te quindi mi perdo tutto il pubblico giovanile. Mi perdo. E in più pure un po' di una parte del pubblico grande me lo perdo perché la gente si è rotti i coglioni. Giustamente ci corrava, fai la live ogni 10 minuti, ti incazzi, non finisci una gara. Capito? Allora io, giustamente, che devo fare questo anche di lavoro, questa è la mia passione. Partiamo da un presupposto, io potrei anche non giocare più e parlare solo. Fare live parlate. Però questa è la mia passione, ragazzi, mettiamola così. Il guidare e correre a me mi fa impazzire. Quindi che faccio? Porca Eva. Devo trovare il metodo io per cercare di far sì che le gare sono pulite e belle tutte quante e io non mi incazzo. Semplicissimo, voglio. È tanto semplice. In modo che non mi arrabbio, non mi rovino la salute, la gente non si incazza e non mi smette di seguire perché sclero, e in più agli deficienti troviamo il modo di potermi dire male. Capito? Con un piccione prendiamo tre fave. Tu ci può contare? No, con un piccione prendiamo tre fave. Perché se io riesco a mettere a fine il PC e inizio a giocare, le gare sono pulite, sì, ci può stare un incidente, ma l'incidente non vuole più, ma vaffanculo, va. In fondo è che tu devi vedere gente che ti tambona, ti sbatte, ti fa sclerare, cioè a quel punto capisci che è un giro che non finisce mai. Invece mo se faccio? Metto al punto il PC, bello tranquillo. Inizio a fare giochi belli, puliti, coinvolgenti per voi che guardate e tranquilli per me che gioco e magari sono tutelato dal vedere nelle lobby gli imbecilli. E vedete come il canale si risolleva e acquisisce molti più ascolti di prima. Lo dovrò vedere. Che poi la cosa minore, io non mi lamento per niente degli ascolti perché io già mo, grazie a Dio, lavoro bene, tutti mi seguono,
c'ho tanta gente che mi vuole bene come voi, quindi alla fine non è quella la cosa principale. La cosa principale è che mi voglio divertire anche io. Voglio chiudere la live e dire cazzo stasera mi sono divertito, no cazzo stasera mi hanno battuto, mi ha rotto un cazzo con lui, mi ha rotto un cazzo con l'altro. Capisci qual è la differenza? Passare il ritmo, ragazzi, dietro ci sta prendendo fratello di Nando Norris. Io sono uno pignolo, cioè quando vedo le live uscite male, fanno schifo, voi pensate che io non ne soffro. Io sono contento, no? Per la live stasera di Gran Turismo. Due errori li ho fatti io. Potete magari ci hanno sbattuto, cioè tu pensi io sono contento di lasciare quella live là su YouTube. No. Non sono contento io. Però che posso fare? Che posso fare? Mi fa ridere che non mi mandano mai Formula 1 a me, uè. Cioè, porca Eva, non mi mandano mai la beta di Formula 1, ragazzi, assurdo, eh. Come ha detto Stefano, forse non l'hanno mandata perché non hai fatto la richiesta su PC. Cazzo ne sapevo che mi sono andato su PC. Oh, non mi hanno mandato Formula 1, manco quest'anno, ma lo vedi. Cioè, pazzesco. Pure là un altro bordello, cioè che cazzo è? Quest'anno non me lo compro, non me lo compro. No, ma te lo giuro, non me lo compro quest'anno. Faccio l'idea io. Ma non è che lo mandi a Kakura, Frank, lo mandano a quelli che dicono loro. Perché lo mandano pure alla gente normale. Che alla fin fine va a finire, non c'ha manco le competenze per giudicarlo. Perché la beta sai a cosa serve? A far sì che ti risegue e ti dice guarda che il gioco c'ha sti problemi secondo me. Ma se lo mandi a uno che gioca e che è pratico di quello che dice, sì. Se lo mandi a uno che non capisce un cazzo e gioca per passatempo, è normale che non ti può dare il feedback. A me se me la mandano perché posso dare il feedback? Perché è il mio lavoro, sto tutti i giorni a guidare e quindi se te lo do io il feedback, è ovvio che tu il mio feedback vale più di uno che magari è un qua gioca per divertimento e basta. Chi giochi li analizzi, li prendo, li uso, li cambio, li metto a confronto con quelli vecchi, li provo su diverse persone. Quest'anno se l'avessi comprato, calcola che io lo compravo per PS5 e PS4, quindi avremmo potuto provarlo per PS4 e PS5, su Series S perché ce l'ho su Game Pass gratis, 10 ore, e su PC, quindi 4 versioni avrei potuto provare quest'anno. Capito? 4 livelli di potenza diversi. Il problema è che del mandano, non te lo mandano perché giustamente io sono critico, ma come dovrebbero essere tutti, eh? Tutti dovrebbero essere critici. E già mi hanno detto che uguale all'anno scorso, ma era ovvio che era uguale all'anno scorso. Cazzo ti potevo cosa potevano fare? E non me lo compro, affanculo. Grazie fratello. No, ma meglio no, ma che presa per il culo è? Fammi capire. Che presa per il culo è? Scusami. Nel 2024 dobbiamo giocare ancora il gioco. Ma ha scritto un ragazzo che corrà è uguale al 2023, la stessa grafica. Allora metto graficamente fa cagare. La giocabilità è praticamente la medesima. Merda, sono in via su. Allora che stiamo a fare? Fammi capire. La grafica è quella, la giocabilità è quella, che stiamo a fare allora? Scusa. E allora tu mi vendi un gioco a 100 euro uguale a quello dell'anno prima? Non me lo compro, vaffanculo. E faccio ridere. Ma mo pure io lo devo fare, Frank, mo devo iniziare a scaricare pure le mod, ma mo... Sai cosa ho deciso di fare? Di
di fare due fasi. Mo prima mi imparo a usare tutto basico, quando poi so usare tutto e piglio e inizio a scaricare le mod e sta roba qua, perché è inutile che mo inizio a puntare sulle mod e non so manco usare i giochi base. Ma lo so, ma grazie, sto a posto, fa paura. Ma che cazzo sta succedendo qua? Cazzo, ho ammazzato. Io spero che quest'anno fanno un buco economico quelli di eSport con Formula 1. Pauroso, ragazzi. Pauroso. Non ti faccio ridere. Io spero che fanno un buco economico veramente che gli fa vedere l'oblio. Voglio vedere se poi continuano a fare il gioco così. Voglio proprio vedere. Oh, se c'è il Game Pass senza che lo paghi il gioco. Porco zio. Ma attenzione, la vostra non mi sembra che stiamo a cantare. Grazie. Ma che avete visto? Quando esce il film di Cesare Fiorio in TV? Si sa qualcosa? Si sa qualcosa, raga? Non si sa nulla ancora, non è quello un film che mi voglio vedere, cazzo. Anche se ci sta la storia, lo fa... Io c'ho 6 DVD, ma sta pure su Top Gear. No, Top Gear, scusa, su Grand Tour. Quello là che fa Jeremy Clarkson, questi qua. Ora vabbè, fa pure su Motor Trend. Sta a fa pure su Motor Trend, ha iniziato a fa. Ah, quello è bellissimo il film di Cesare Fiorio. Cioè, una stagione di rally pazzesca. Quelli che stanno andate quell'anno Fiorio, non mi sai per niente lo rating, vaffanculo, va. Sì, vabbè, ma tanto guarda a me, sarà sempre peggio, quindi. Cioè, il caldo sarà sempre peggio, parte a sto presupposto. Valutare, cioè, in una casa l'investimento del condizionatore prima o poi lo devi fare, perché ogni anno è peggio. Speriamo che esce presto. Ogni anno sarà peggio, purtroppo noi stiamo diventando sempre più tropicali. Sai, significa? Significa che più si va avanti, più fra 10 anni, 20 anni, qua è capace ci stanno 45 gradi. Poi sì, certamente prima o poi si fermerà, eh. Non è che va avanti a cucire all'infinito. Ah, 6 minuti, ma che palle però, su, ma perché 6 minuti? Però per me dice che si surriscalda sempre, 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 sempre. Tu pensa che noi abbiamo sempre dormito con i ventilatori del cazzo, chi cazzo l'ha messo in mano? Cioè, vedi, si viveva prima. Cioè, mo non ci se la fa più. Ma è umanamente impossibile. Io quasi quasi vogliamo farci Laguna Seca, facciamo un trittico di Laguna Seca perché non ci sta niente qua. Sta Monza, ma 3 piloti. Boh. Ci rifacciamo una Laguna Seca volante, ci andiamo. Che inizia Dragon Ball. Dai, dai. Qua inizia a essere un problema per la campagna, inizia a essere un problema per la casa. Ma infatti ci conviene a fare quel cucino, almeno ci uniamo, mo.
Io qua ti dico che il lavoro io non ho mai preso in considerazione di mettere il climatizzatore, cioè mai. Cioè minchia. Mai pensato, come metto lo clima a casa, cazzo me ne frega. Sembra tanto. Schiaffi una bella ventola di base. Ti posso dire una cosa. Ma mi rendo conto che senza climatizzatore qua non si può vivere più. Per mo lo metto allo studio perché non me lo posso permettere. Lo devo mettere nel luogo dove c'ho più bisogno. Ma nei prossimi anni conto che io penso che i climatizzatori metterò per tutta casa. L'hai messo mai i condizionatori? Ma perché ne gira nessuno qua? Cioè questi già sono scarsi, manco girano, porco zio. Cioè per me spendere 800-900 mila euro con un condizionatore era follia prima, ma mo è imprescindibile. Mo è imprescindibile, cioè mo non si può far meno. E c'ho pure questo portatile, ma quello portatile non è all'altezza. E mo li ha aggiustati. Oh, c'è una cosa bellissima ragazzi, ma se facciamo? Mo' partiamo ultimi. Partiamo ultimi, dai, e facciamo la rimonta. Perché hai fatto? Eri aggiustati. Io comunque mo' li metto i condizionatori, non me ne freghi niente. Pur. Io me lo metto qua perché conta che qua già fa caldo, tu pensa, e non ci sta l'UPC accesa, mo cacciando pure l'UPC la sera. PC non è la PlayStation 5, che sparla aria molto più limitata, il PC sparla aria a tavoletta. Qua cioè tutto spara aria calda, il volante, la televisione, l'UPC. Ma che sei matto. Graficamente mi sembra migliore la versione PS5 che quella dell'UPC. Cioè, pazzesco. Non so perché mi sembra migliore la versione PS5 che quella PC. Ma perché io sono sicuro che hanno ancora la regolo bene la versione PC. Impossibile che ammaglia la versione della PlayStation 5 su. Porco zio, ma tu a Frank che scheda video c'hai? Come ci stai a giocare tu? Cioè, quanti FPS ti fate sui giochi in media? Me lo compro il monitor. Sorry, c'aveva. Questa è la lobby degli scansafatiche. Nessuno vuole provare la pista prima della gara. Allora noi saremo gli ultimi. Io voglio essere ultimo. Wow. 170. Ma scusa, ma è normale 80 a CC, scusa. Non è un po' poco. Full HD. Ma mica hai attivato il DLSS. Dovrebbe andare di più da 80 frame, scusa. Minchia, ho visto i video, 100, 120, 130. A me le mani mi segnava il contatore dei frame l'altro ieri, mi segnava 200 fps. Ecco perché fa schifo la grafica.
Ma tu il DLSS non l'attivi? Dovrebbe avere molti più frame. Con tutto al massimo col DLSS 1440 posso pure capire 80. Sono pochi se no. Ma perché non c'era nessuno a sta cazzo di lobby? Tutto forte sta lobby. Tutti forti. A me non mi convince sta cosa. Io ho visto i video su YouTube, comunque gira molto di più. Però devi attivare il DLSS nuovo. Non mi ricordo se è 3, 3.0. Quello praticamente ti fa aumentare molto di più i frame. E la grafica è pulita lo stesso. Quindi non ti fa perdere risoluzione. Però bisogna attivarlo. Se tu non l'hai attivato, è evidente che stai giocando sottopotenziato. Perché 1080 deve fare molto più di 100 fps. Cioè 1080 è la risoluzione bassa oggi. Quindi Conte dovrebbe fare molti più frame. Evidentemente non l'hai attivato, ma quello si può attivare facile. Le cose che fanno. Allora, l'estate, i funerali e i matrimoni. Ti posso dire una cosa, sono la cosa peggiore. I funerali e i matrimoni l'estate sono la cosa peggiore. Ah, vabbè, ma è normale, perché è impossibile. Ma non è per cattivare. Quello che stai di tu non è possibile, Frank, perché ti dico io. Io ho visto i dati effettivi e ti dico, il DLSS è impossibile che fai 80 fps in 1080. Io ho visto che lo facevano in 1440. Che c'è una bella differenza. Cioè c'è una bella differenza tra 1080 e 1440. E i giochi di corsa ho visto tutti ben oltre 100 fps a 1440. Ma sicuro, se ti fa così poco vuol dire che non è attivato nulla. Ma così pochi frame non è attivato niente. Se ti ripeto, ieri Formula 1, perché non c'è il monitor, ma abbiamo messo il contatore degli FPS, Formula 1 diceva 180, 200 FPS, dopo tutto Formula 1. Le mando uguale. A CC non l'ho visto, ma io penso che a CC, prendendo tutta questa grafica mostruosa, io penso che comunque dovrebbe girare almeno a 120. Ma 1440? No, 1080. Vedi, parlo 1440. Se no non c'è senso. Io l'ho preso PC perché voglio girare 1440. Che monitor c'hai tu? TV come me? E là no, tu ce l'hai il PC. Ma che marca è? Full HD le piato tu. Ma cazzo, non potevi piare 1440? C'è cioè, full HD che è 1440 però. Quelle ce l'ho. Devi attivare il DLSS e vedi quanti fa. Il 1440. Ma fammi capire, cambia qualcosa dal 1080 al 1440 se tu l'hai provato? Che tu sappia.
Minchia, che lobby di scarsoni, porco zio. Ma qua, in mezzo a questi qua, sicuramente c'è qualcuno forte. Lo so, ma infatti mo lo devo comprare il monitor 1440. Però ti sto dicendo, tu che c'è il monitor, si vede la differenza tra il 1080 e il 1440? O è minima? Ma se è minima, devo fanculo. Aspetta. Vabbè, però comunque ci vuole il monitor pure per giocare, come ti posso dire, per avere, come ti posso spiegare, la risposta istantanea, cioè cambia il monitor. E comunque l'ho vista differenza, ieri ho settato, oggi ho settato le man tramite i settaggi che mi ha dato il ragazzo che mi segue. Forse una cosa, è cambiato già il gioco. Cambia? Si vede la differenza tra 1440 e 30 1080. seconds. Speriamo. Oio. Ma tu ce l'hai il piccello, no? O c'è solo la console? E Bari, c'è il PC. Cioè, io ero l'unico scemo che non c'aveva il PC. Minchia. Unico. L'unico pirlone che non c'è il PC. Nell'umanità proprio, tutti quanti hanno il PC. Chi ne le teneva? Corrado. Da folle, vediamo un po'. Ma persi Frank. Era troppo divertito era troppo divertito dalla domanda. Sì, vabbè, ma già se verrà l'endete, cazzo. Consiglio. Sa, già se stanno a piano. Se ne esce sì. Probabile che passa all'esterno. Aspetta un attimo. Stava a dire se cambia tra 1080 e 1440. Se si vede il cambiamento, se è uguale. Vedi che stanno a fallare dietro, guarda là. Andrò donata grossa. Grazie a Bosi Motorsport, grazie mille raga del ride. Cioè, ma si vede, cioè, una cosa e tu dici cazzo cambia oppure devi stallare con la lente di ingrandimento per vederla. Raga, ringraziamo, fate un saluto a Bosi Motorsport per il ride. Oh, ma ci giochi nel senso con i PC. Tu ci giochi proprio con i PC, scusa. Oppure ce l'hai avuti quelli da lavoro per tuo padre. Raga, io mi sono dimenticato come si fa il ride. Ecco, lo vorrei rifare a tutti questi ragazzi che ce lo fanno sempre il ride.
cercato e mi sono proprio dimenticato come si fa. Ah. Brava Eleonora. Ma da domani inizio a giocare pure io. A mettere la curiosità di comprare sto cazzo di monitor, perché se dite che si vede così bene la differenza, capite, mi mettete ancora più curiosità di comprarlo prima. Che io voglio cambiare la risoluzione, cioè gioco sempre a 1080, prima mi sembrava una grandissima risoluzione, ma dico la verità, non mi sono stufato, cioè ma ormai, ma pure gli FPS 60 sono buoni, ma no, Football Manager non mi piace, lascia perdere. Football Manager ce l'ho gratis sulla Xbox, ma non mi piace. Cioè, a me i giochi gestionali non mi piacciono per niente. Ma tu c'avevi quelli, non c'avevo nulla, non c'ho mai avuto nulla. Quindi calcola che io c'ho avuto sempre la console, i PC, mai per giocare. Quindi questa è la prima volta che compro un PC gaming. A me solo già quando l'accendo, carichi quelli, carichi quell'altro, devi fare tutte le cose nei menu col mouse e la tastiera. Cioè su calcola che io non sono per niente abituato a sta cosa, sapete, io gioco col pad, premo. Grazie a Bosiv Motorsport, ragazzi, ci sto con Marco Ride. Thanks. Appena mi ricorderò come si fanno a fare i ride, farò anch'io. Oh, se mi riesce domani sera, faremo assetto questa competizione, ma con il PC, finalmente iniziano a Street Rating. Iniziamo a salire di livello. Beh, ragazzi, pure chi vedrà la live domani, iscrivetevi al canale di Bosiv Motorsport, eh? Pure chi vedrà la live su YouTube, su Twitch domani, facciamo un regalo al nostro amico, se vi volete iscrivetevi al suo canale, così lo ringraziamo del ride che ci ha fatto stasera due volte. Guardate che tra YouTube e Twitch sicuramente fa più di 1000 visualizzazioni qua. A comando. Niente ragazzi, manco qua ci abbiamo i rivali. Comunque ragazzi, vedete, cioè sto gioco ci fa godere, non troppo. Cazzo, sono andato lì. Grazie, ma non sta a giocare al PC stasera. Stasera siamo su PS5. Il volante nuovo, se ti funziona il volante che ti frega. Cioè se il PC non ti funzionava e il volante ti funziona, è fatto bene. Capito? Cioè io non ce l'avevo proprio, il PC l'ho dovuto comprare, però sai, nel senso, io me lo dico, no, l'anno prossimo mi compro, faccio, ma io non mi compro niente, cioè se mi va bene sto PC qua, non è che ogni anno mi compro anche da video e gioca meglio, sai che me ne frega, a me va bene così. Se funziona che te ne frega, che c'è il G29 mi sa. You
bello, che te ne frega? G29 non si rompe sicuro. Ma io non ho mai pulito manco le console, figurati se pulisco il PC. Io non pulisco mai manco le console, figurati il PC. Ma l'ho preso a un ragazzo il PC che me l'ha assemblato e che mi ha garantito appunto la garanzia e l'assistenza, quindi se dovesse avere un problema lo richiamo. E in più la gente non capisce, ci sono dei componenti che non sono spinti al top perché io volevo comunque un consumo di elettricità ridotto. Ecco perché sto un alimentatore piccolo, non enorme, ecco perché ci sta una serie di componenti non esagerati, la gente non lo capisce perché ho preso questi componenti, perché giustamente già pago tanto di bolletta, almeno dal punto di vista della, dell'elettricità, ho voluto risparmiare. E tanto ti ripeto, non è che ci sta a girare una scheda da 2000 euro, ci sta a girare la 4060, la scheda come cazzo si chiama, vabbè, non me lo ricordo quello che ci gira. Sì, io quello sto facendo tutto con GeForce Experience, ci registro pure i video. Sì, ma vedi, ma cioè già se volessi l'anno prossimo ti compri la 4000, la 4070 e ce la metti, no? Ma c'ha senso? Se vedo che mi va bene così, cioè non mi interessa, per giocare poi il 4K, che ce la fa il 4K? È una risoluzione troppo elevata il 4K per me. Anche per lavorarci, per fare le live video, cioè per fare la live deve avere una linea mostruosa di internet, io non ce l'ho. Fare video in 4K, sai quanto cazzo sono grandi i video? Cioè i video che facciamo sono 3, 4, 5 giga. Poi devi fare video in 40-50 giga, come fai? Tutta la roba che faccio ogni giorno, impossibile. Sì, ma poi in futuro vedremo, ci avrò voglia, non sto a pensare. Io mi sono comprato il PC, ma non per la grafica, ma per i giochi. Ah, sono andato largo, coglione. Si ha pensato tranne che alla raro. Vabbè, manco a quello arrivo. Come stai, non serve andare oltre, io manco alla scheda che c'è tu arrivo. Non mi interessa. Cioè per me faccio bastare la mia serenissima 4060. A posto. Mi godo il 1440 appena arrivi il monitor, gioco, mi diverto, faccio nuove esperienze, metto a punto nuove strategie per il lavoro, che me ne importa a me. Quando c'è la voglia che voglio provare il top del top, mi compro la scheda buona. Sì, ma so io che ho voluto, eh. Cioè guarda che 200 euro di qui ci mettevo la 4070 pure io. Cioè, la cosa sto a fare l'acquisto, 200 euro, a me non mi cambiava nulla. Se capisci, non mi sarebbe cambiato nulla con 200 euro in più. E tanto l'ho messo a 3 rate PayPal, il computer, mo pago 4,3 e ne avrei pagato 50 euro. Quindi 60 euro, non è che mi impoveri, metto a mezzo una strada. So io che ho voluto questa questa configurazione, perché poi dovevo cambiare l'alimentatore, dovevo cambiare diverse componenti del PC. Cucciava troppo un po'. Allora sai, ho detto partiamo con una base tranquilla per iniziare e poi vediamo. E poi vediamo, bene o male, che succede.
Sì, ma tanto per giocare non puoi prendere il televisore, purtroppo per giocare ci vuole il monitor, perché c'ha il monitor fatto apposta, c'ha meno tempo di risposta, quindi comunque ci vuole il monitor per giocare. A me il monitor compro il G5 della Samsung 32 pollici, quello da 270 € in offerta stamo, quindi niente. Curvo 32 pollici, sta a posto. Se non va. Vai. Insomma, qua stasera solo grandi risultati. 270 €. Sta meno offerta su Amazon, quello mi piglio io. Sta benissimo. No, no, vabbè, ma quando cambio la scheda video, poi faremo le giuste valutazioni di tutto quello che si è cambiato. No, no, 165 è quello che voglio io. Ma mo' ti dico, mo' l'obiettivo è semplicemente prendere un bel monitor e sta a posto, ma potrebbero passare anni, Frank, che non mi cambio la scheda, perché non mi interessa correre dietro le prestazioni. A me se mi si vede bene, 1440 come sta mo', cioè, ti dico la verità, mi interessa poco. Capace me lo tengo pure 3-4 anni così, PC, senza cambiare nulla, perché mo' mi interessa a me giocare, upgradare la postazione. Sedile, magari il motore del volante, questo voglio upgradare. Cioè, non mi interessa. Quando ho fatto tutto qua pulito e preciso, e allora dopo si pensa agli upgrade, ma quando vedo che proprio non ce la fa più con i giochi, la configurazione che ho io, che va male, gira male, allora la sai che dico, sta a posto. È arrivato il momento di prendere una scheda più potente, per me va bene così, cazzo me ne frega a me. E a me voglio l'una e mezza mi ha fatta. Comunque siamo divertiti, siamo ripresi un po' dalla scazzatura di Gran Turismo. Ci vediamo domani sera, spero di poter fare la prima live col PC, così in modo da poterci divertire pure là e magari ci facciamo proprio Assetto Corsa Competizione, iniziamo a stare di rating, se no non possiamo partecipare ai campionati poi. Voglio, buonanotte a tutti, eh. Ciao.